E questa è una cosa di... Così, una delle tante cose che mi sto ancora portando dietro da Barcellona, perché io lo so, tutte le volte che vado a un programma, e questa volta è stato un programma molto intenso, perché a parte quella cosa ha fatto un discorso molto bello anche su quel senso che noi viviamo nella nostra vita, sul fallire il fallimento, no? Dove faceva... Ha fatto chiarezza un pochino, no? Per chi vuole ascoltare, eccetera, dove diceva: ma fregatene se tu fallisci, qualche cosa che qualcuno ti dice, questo qui è importante, fregatene, il punto non è quello, il punto non è che non devi fallire, il punto è il fallimento della tua vita, cioè ti è cara, cioè ti ha dato gusto vivere, magari hai sbagliato a fare delle scelte, però... Tutte le volte dopo un pianto, dopo uno sfogo, dopo un esserti ricalmato, dopo una dormita, spesso e volentieri, magari non riesci a fare subito quel giorno lì, la fai dopo 2 o 3 giorni, però dopo una bella dormita, quei pezzi, no, che prima erano paralizzati, ti impedivano di andare avanti, riescono a compattarsi e tu gli dici sì alla vita, ok, dai, amore, dove sei? Perché alla fin fine la storia è quella, no? Amore mio, dove sei? In modo che cessi questa pena di separazione, che è insopportabile, che non si placherà mai, perché è messa dalla natura la mia salvezza. Come la sete che ho dell'acqua. La natura me l'ha messa perché se io distratto, come sono l'essere umano confuso, mi dimentico di bere, a un certo punto mi dà una sensazione che io dico: ah, c'ho un po' sete, capite? Se c'è l'acqua bevi, ma se tu non bevi perché sei in un deserto, lei non smette mai di pungerti e dire acqua, 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 e tu piano piano riduci tutto il tuo top del fare a una sola cosa, trovare l'acqua. Trovare l'acqua, no? Dopo i miliardi di presentazioni, eccetera, trovare l'acqua. Ma quella sete che hai non è la punizione che ti fa la natura, perché quella sete che hai è quella sete che ti spinge a trovarla, l'acqua di cui tu hai bisogno, per il quale stai ardendo, no? Se tu non avessi bisogno, non la cercheresti, no? E quella sete che noi abbiamo nel nostro cuore, quella separazione che si sente sempre separata dall'amore importante, dalla sua vita, dalla nostra, dalla mia vita, è come dire. E diventa veramente il profumo di Dio, ma non è per fare il poeta, no, ma diventa veramente il profumo di Dio. Perché ti accorgi che quella menzogna, no? Quella menzogna del dividi ed impera, no? Cioè dividi una persona e imporrai su di lui la tua volontà, il tuo impero, no? Comincia con noi stessi. Fai sì che l'essere umano si senta incompleto. Mancante, mancante, no? Perché noi è vero che abbiamo una mancanza, ma la soluzione a quel tipo di sete che è dell'anima, che è del cuore, che è del sentimento, quel tipo di sete lì, si placa solo con quel sentimento che è già dentro di noi. Ma anche il sentimento che il bambino ha di soddisfazione quando si attacca alla tetta della mamma e si placca e lui sta bene, eccetera, così. Lui in quel momento lì non sa niente di niente, di un cazzo di niente, lui sa solo che così sta bene e senza la tetta in bocca lui sta male. Ma in realtà quella tetta in bocca non gli spruzza dentro lo star bene che lui sente nel suo pancino, non gli spruzza la gioia di essere vivo, di sentire un calore. Non sa che cosa vuol dire mamma, ma gli piace quel contatto lì, no? Gli piace. E in quella situazione, non mi ricordo più, ho avuto un vuoto adesso. Però so perché sto facendo il video ed è buttare fuori queste esperienze per vedere se c'è una sorpresa per me, no? Oltre alla sorpresa della multa, della seconda multa dell'albero del Cè, no? Che mi è stata recapitata, che è qua,
è qua, faccio vedere per documentazio, si vede, poi se ne parlerà, ne parlerò sicuramente con la Sara Pietracci. A parte questa sorpresa qui, che è positiva per tante ragioni, e anche per metterci un punto di dire mo basta, come si dice, mo gioco è bello quando è corto su sto tema qui, cioè, ok, parliamo del cazzo, ma non solo per fare le multe, cioè perché è una cosa che ci pensavo in questi giorni, intendiamoci. Non mi lamento assolutamente della multa che mi hanno fatto, anzi li avrei pagati perché me ne facessero un'altra, perché di nuovo è riscattato sull'interesse e va bene eccetera, però a lungo andare sta pugnetta poi stufa, c'è poco da fare, giustamente, perché il punto non è quello, il cazzo, ok, il cazzo, si comincia a capire che non sono cazzi da sexy shop, cioè c'è un intervento artistico, forse questo intervento artistico qualcosa vuole dire, no? E le persone cominciano ad accorgersi che gli vuole dire un qualche cosa di sereno, di gratificante, di confortante, capito? Che hanno già, no? Che non gli vuole dire mettitelo da qualche parte, ognuno se lo mette dove vuole, sono fatti personali, è una roba di privacy, non mi interessa. Il fatto di questo simbolo deve essere raccontato, ed è quello che farò, perché finora la multa ci sta, perché il fraintendimento è molto ampio, dice vabbè, sì, tutto quello che vuoi, ma alla fine sono cazzi, no? Cosa potrai mai raccontare su un cazzo da farlo diventare un oggetto da mettere come compagnia dell'arredamento di casa tua con lo scopo in cui tu possa stare bene, no? Cosa potrai mai raccontare? E questo lo vediamo, cosa posso raccontare per far vedere che il pregiudizio che a parte, grazie a Dio ho visto il casino che sta causando le persone che hanno certo commenti eccetera, sono a favore di questa cosa qui e dicono ma dai, capito eccetera. Non vuole dire che quelle poche che hanno detto qualche cosa siano tutti lì, perché so che non hanno il coraggio di metterci la faccia la stragrande maggioranza, no? Io l'attenzione che voglio è per dire ragazzi, c'è da fare un'opera d'arte che non è mai stata fatta nella storia del mondo, dedicata interamente, esclusivamente alla pace, che si rivolga alla pace dell'individuo, poi la religiosità, quello che uno crede, quello che uno sente, quello che non vuole sapere o credere, sono fatti personali, però è qualche cosa che quando tu la guardi ti ricorda che in questo momento, se tu sei vivo, la pace è con te. Se non la senti, comincia a farti una domanda, perché è il tuo diritto sentirla, perché quando la senti tu sei completo, veramente la gioia che hanno i bambini nel giocare diventa l'entusiasmo che accompagna la tua vita di persona adulta e anche anziana. Se hai la fortuna, no, di abbracciare realmente te stesso. E in una società dove c'è confusione ovunque, dove vedi le cazzate vere quotidianamente, nonostante che sono tutte fake news, no? Adesso c'è questa moda delle fake news, apri un giornale al bar o ascolti un telegiornale, sono tutte fake news. Devi sempre tradurre, cos'è. Se sei un attimo consapevole di com'è la baracca, hai capito benissimo come sono le cose. In questo momento di confusione dove non gliene frega un cazzo a nessuno di quello che sta succedendo per il bene dell'individuo, non gliene frega un cazzo veramente a nessuno, nella mia esperienza umana di artista che ha le antenne che captano le cose importanti, aver trovato una persona che non solo gli sta a cuore l'individuo singolo che tutti gli altri schifano e mettono le categorie, tu sei, diciamo, l'India, le caste, perché noi cosa facciamo, no? Poveri, di borghesia, status, uguale, no? Tutti gli altri di schifo, c'è una persona che non solo ha a cuore, ma ha il potere di, non so come mai, però è così, viva la faccia che funziona, ha il potere di mettere in contatto me con me stesso, e cominciare a scoprire veramente chi sono, e usare per quell'equilibrio
sano del gioco della vita, non solo la conoscenza mentale psichica di questo mondo che mi serve, se no non riesco a conoscerlo e a relazionarmici, ma anche quella parte che ha a che fare con quel mondo che esisterà sempre al di là di questo fisico e che è la base, la mia radice, la mia vera casa, la mia vera madre, che se non ne sono consapevole non ce l'ho, perché lei è già qui, è ovunque. Quel divide ed impera, che cosa ti toglie alla fine? Ti toglie il fatto di viverti, non di credere, di viverti che tu con il tuo creatore puoi essere uno, ti dà la vita in questo momento. È la delizia di questo rapporto, che sono io individuo più lui, la mia mamma, il mio babbo, il mio tutto, e anche il mio niente, nella sua perfezione, con tutti i suoi poteri più, è leggerissimo. Leggerissimo, si porta in punta di vita. Questa vita che sembra così leggera, no? Così rompibile, no? Con poca forza. Basta che in questo momento mi venga un embolo, mi secco, qui finisce la mia storia in questo mondo qui, questa mia vita così poco potente, andandosene via si vede che questo corpo che pesa sui 98 kg, 100 kg, no? 100 kg, troppo, crollerebbe al suolo perché questo respiro così leggero, no? Che quando entra così leggero, che non è che metti i kilowatt a posto perché è la baracca, no, proprio così leggero e molte volte profumato. Molte volte, io sono sicuro che le persone che hanno quell'innamoramento della vita non possono non aver sentito a volte parlare un profumo che non è un profumo che viene da dentro. Perché la pace è profumata anche. E allora dicevo questa cosa qui e sono tornato e c'è questo monte e adesso farò le robe e c'è Life is Strange, questo mondo del videogioco che sono veramente intenzionato a conoscere e entrare con attenzione, con quella attenzione di quando andavo a fare i tornei per i campionati italiani, eccetera, così, che dopo la preparazione vai lì e sei concentrato. Puoi anche sbagliare, puoi anche perdere, però non succederà perché sei disattento, perché no, cioè sei lì e quello che devi fare lo fai. Questa comunicazione colpisce, bene e male, no? Però questo è buono, eccetera. Non mi ricordo cosa volevo dire. Oh, ciao! È passata una mia amica che aveva una pettinatura che sembrava un po' l'albero di Natale. Magari si è vista passando, chi lo sa. E allora adesso sono in questa situazione dove, perché io sto sempre aspettando Sara, per cui le donne, quando sono delle donne, si fanno aspettare minimo il classico quarto d'ora in più, no? E in più io faccio come Fellini, no? Perché ho sempre paura di essere lungo. Allora in questo caso qui dico non sono lungo per colpa mia, ho la scusa, sto aspettando Sara, ma in realtà sono contento di parlare anche a ruota libera, perché ci sono tante cose che voglio dire, vengono fuori un po' in frammenti, e riagganciandomi al discorso di Life is Strange, è una cosa molto, molto importante quella che sto analizzando, pensando, valutando. L'ho fatto anche andando a Barcellona, perché sai, è quelle cose che smulinano. E adesso ho appena finito un po' di addobbare l'albero, quando ci avrà la sua anima, Swarovski, eccetera, dopo mi posso dedicare ad altre cose. Fare la cosa che voglio fare è mettermi a giocare con Life is Strange per vedere se riesco a superare il primo livello di Crystal, non so come si chiama. O Crisalis. Ho una crisalide o un cristallo, no?
voglio provarci, perché ho già visto che sì, come ho già detto, mi fa un po' perdere tempo, eccetera. Però ho pensato un po' a delle cose e infatti comincio a chiedermi come sarà il videogioco che io voglio fare nel raccontare il progetto della pace, no? E come sarà, a questa domanda, la risposta che è venuta fuori è stata la risposta più bella e rassicurante che già conoscevo, ma che era giusto che venisse fuori, no? Veramente per me è rassicurante, non lo so. Bello, no?